Ragazzi hanno fatto veramente un qualcosa di incredibile, hanno scritto sicuramente un pezzo di storia in questa società che da soli 3 anni che è nata e già si ritrova in Serie D, quindi il merito va a questa società che crede, che ha un progetto, crede nel lavoro e i risultati arrivano. Ha vinto la squadra che nel corso della stagione ha mostrato maggiore costanza di rendimento. Lo ha vinto con merito il Gravina, questo campionato di eccellenza. È stato sufficiente un pareggio senza reti al Ventura di Biceglie contro Unione Calcio per approdare per la prima volta nella storia sul palcoscenico nazionale. Missione compiuta dunque con 2 giornate d'anticipo, opera completata da un gruppo, quello gialloblu, capace anche quest'anno, come già accaduto nella passata stagione, di confezionare il double campionato più Coppa regionale. Direi che è stato fatto un mix importante di giovani, di persone esperte, di persone che sono abituate a vincere i campionati, magari di qualche giocatore che non aveva mai fatto l'eccellenza e che ha dato una grande mano. Credo che sia stato fatto un mix giusto per poter puntare su più obiettivi. Dispiace per non essere arrivati in fondo in Coppa perché ci tenevamo tanto, siamo usciti senza perdere una partita, quindi diciamo che i ragazzi hanno fatto, come dicevo prima, qualcosa di straordinario. Ci sono stati dei momenti difficili dove si sono visti davvero, davvero gli uomini, perché quando le cose vanno bene si è tutti bravi. Abbiamo avuto dei momenti particolari dove ci si è rimboccati le maniche, abbiamo detto ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, e così è stato. Non ci sono segreti particolari nel successo del Gravina, ma soltanto la forza del gruppo, un collettivo composto da tanti giocatori di spessore, uno su tutti il capocannoniere Gigi Dana, che però hanno avuto l'umiltà e l'intelligenza di mettersi al servizio della squadra. Tra i protagonisti della promozione poi c'è lui, Gennaro Di Maio, a cui non mancano dediche particolari per questo trionfo. La cosa che mi viene in mente prima è dedicarla a mia nonna che è scomparsa a Natale, quindi la dedico a lei. Poi in primis viene la mia famiglia, i miei calciatori e tutte le persone che hanno creduto in me e un pubblico stratosferico, gli ultras, tutti i gruppi organizzati che ci hanno sempre sostenuto. Poche volte hanno contestato questa squadra e l'hanno sempre aiutata e sostenuta, e quindi è una dedica speciale anche a loro, soprattutto al gruppo ultra. Non si è ancora conclusa la stagione da 9,5 del Gravina, sarebbe stata da 10 se i gialloblu avessero alzato anche la Coppa Italia Dilettanti a livello nazionale. Restano infatti da giocare 2 gare, le ultime della stagione regolare, la prima domenica in casa davanti ai propri tifosi contro l'Otranto, la seconda domenica 17 aprile a Molfetta. Poi si comincerà a progettare il futuro e soprattutto si capirà se Gennaro Di Maio sarà l'allenatore dei Murgiani anche nel prossimo campionato di Serie B. Penso a godermi questo successo, poi ci sarà il tempo per magari sederci e valutare altre situazioni.